We have asked our resident Amiga artist, Jack Hager, to sit in with him. Are you ready to paint me? Yeah. Ladies and gentlemen, I'm here tonight to help assist. We'll go up to color. Uh-huh. And pick yellow. Andy is selecting from the menu bar, which gives you all the features of the paint system. And he's selecting a leaky flood film. Yeah. Well, this is kind of pretty. Mm-hmm. I think I'll keep it. Okay. Oh, it's beautiful. What computers have you worked on before? Oh, I've worked on anything. I've waited for this one. Really? Ciao raga e benvenuti al secondo episodio di Amiga Trilogy. Questa volta tratteremo l'Amiga 1002. Mettetevi comodi e via con la sigla. Evoluzione dell'Amiga 600, l'Amiga 1002 è stato lanciato sul mercato il 21 ottobre 1992 al prezzo di 399 sterline in Gran Bretagna e di $599 negli Stati Uniti e commercializzato fino al 1996. L'Amiga 1002 era in diretta competizione con l'Atari Falcon, ma essendo proposto come home computer era in competizione anche con i personal computer IBM compatibili e le console a 16 bit. Durante il primo anno di commercializzazione il computer ottenne un buon successo di vendite, ma non comparabile con le più blasonate console del periodo. E nel desiderio di entrare anche in questo mercato, la Commodore lanciò l'Amiga CD32 nel mese di giugno 1993, compatibile con il 1002. Il futuro sembrava roseo per l'Amiga 1002, ma i problemi finanziari di Commodore International, che ancora non si era ripresa dal fallimento del CDTV e l'insuccesso dell'Amiga CD32, decretarono la fine del colosso fondato da Jack Tramiel e la fine dell'Amiga 1002. Nel 1995 la Eskom acquista la proprietà intellettuale della piattaforma Amiga, non però il marchio Commodore, e attraverso la controllata Amiga Technologies rilancia sul mercato l'Amiga 1002. Il modello prodotto dalla Eskom era sostanzialmente identico all'originale, alcune minime differenze erano state attuate al firmware e al floppy disk drive, prodotto per PC e adattato alle esigenze Amiga. Questo drive si è dimostrato adatto per la maggior parte delle applicazioni, tranne che per alcuni giochi che utilizzavano speciali tecniche di caricamento delle tracce come misura antipirateria. Inoltre poteva essere integrata con un Gateway Seal. Il computer fu commercializzato ad un prezzo superiore rispetto a quanto era stato venduto 2 anni prima, uguale al prezzo di lancio del 1992, scoraggiando i potenziali acquirenti che ignorarono largamente il prodotto e fornendo esigue entrate pecuniarie alle Eskom. A dispetto dell'insuccesso di vendite e dai problemi finanziari della Eskom, l'Amiga 1002 fu commercializzato fino al tardo 1996. Come i suoi predecessori, l'Amiga 500, l'Amiga 500 Plus e l'Amiga 600, l'Amiga 1002 ha un case monoblocco con tastiera e floppy disk drive integrati ma alimentatore esterno. Come l'Amiga 600 permette l'installazione interna di un hard disk da 2,5 pollici, come quelli dei moderni notebook. Questo nuovo modello rappresentava l'evoluzione tecnica dei modelli Amiga 500 e Amiga 600. Il processore centrale è un Motorola 68 EC020. EC indica una versione di Motorola 68020 semplificata con bassi indirizzi a 24 bit, mentre il chipset è l'AGA, notevolmente più potente dei precedenti OCS e ECS, e installato anche sul sistema professionale Amiga 4000. Di base aveva solo 2 MB di chip RAM, RAM condivisa tra chipset e processore, e questo limitava molto le prestazioni. Era possibile espandere la memoria aggiungendo fino a 8 MB di fast RAM, RAM dedicata al processore. Ma grazie allo slot di espansione era addirittura possibile installare una scheda di espansione dotata di CPU Motorola 68030, 68040 o 68060, FPU Motorola 68881 o 68882 e slot per RAM di tipo SIM, ovviamente con il limite massimo degli 8 MB di fast RAM.
Non aveva l'hard disk, ma era predisposto all'installazione grazie all'interfaccia IDE e al vano interno da 2,5 pollici. Il sistema operativo installato nella prima versione Commodore era l'Amiga OS 3.0 che usava il Kickstar 3.0. Il sistema operativo occupava ben 5 dischetti, il che rendeva praticamente obbligatorio dotarsi di hard disk per un utilizzo con applicativi da ufficio. L'uscita video poteva essere TV, PAL, NTSC o VGA fino a 800x600 di risoluzione. Il chipset AGA supportava fino a 256 colori su schermo o 262.144 in modalità HAM8. L'audio era stereo a 8 bit fino a 28 kHz, ma la qualità percepita era molto buona, difficilmente distinguibile dai 16 bit, grazie al rapporto segnale-rumore di 70 dB. Nonostante fosse concepito come un computer da gioco, opportunamente espanso diventava un sistema professionale completo, di fatto non molto diverso dall'Amiga 4000 come potenza e capacità grafiche. L'Amiga 1002 non divenne, nonostante le migliorie tecniche, popolare quanto il fratello minore Amiga 500. Comunque, nonostante la Commodore non abbia mai rilasciato gli estratti delle proprie vendite, si calcola che dal 1992 fino alla bancarotta siano stati venduti e distribuiti quasi 1 milione di Amiga 1200. Sebbene sia un sistema ormai datato, una folta comunità di utenti continua a sostenere questo prodotto, che ha lasciato un solco profondo nel cuore dei collezionisti. Nuovo hardware viene sfornato da piccoli produttori indipendenti e l'ultima versione del sistema operativo Amiga, la Release 4.0 del 2004, è un prodotto completo e piacevole da usare, che necessita però di schede acceleratrici PowerPC. Molti utenti, bisognosi di spazio utile per le varie periferiche, decidono anche di towerizzare i propri sistemi desktop, dotandoli di dispositivi moderni come lettori CD e DVD, zip drive, porte USB, eccetera. E adesso alcune specifiche tecniche. Grazie per aver visto anche questo secondo episodio della trilogia. Cliccando sull'immaginetta in basso a sinistra potrete tornare anche al primo, dove abbiamo trattato Amiga 500. Cliccate vi piace se vi va, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga e come sempre, stay tuned!